Amiche e amici di Teleregione, un cordiale saluto. Sorrido, però ho l'impressione di essermi preso una bella fregatura, perché devo parlare di 40 anni di un grande personaggio della televisione e anche della radio italiana, uno di quelli che si è dovuto guadagnare sempre la pagnotta. E io lo so benissimo, lui ne ha approfittato perché oltre alla pagnotta ha mangiato anche l'antipasto, il primo, il secondo e il terzo, tanto che poi io lo prendevo sempre in giro perché dicevo, ma come mai? Fabrizio, parliamo di Fabrizio Biondi. Eccolo qua, Fabrizio Biondi. Ciao E ti Franco. dicevo, ma come? Tu sei sempre a mangiare, sei sempre a mangiare. Tu cosa mi rispondesti? È Mi la mia dicesti, forza. è la tua forza, perché? Perché lavoravo tanto, avevo bisogno di scaricare a tavola. È stato importante, però dopo ho pagato, lo sai per che cosa, no? Ma comunque, diciamo benino, vai. Io era una massima che io ho sempre ricordato quando dicevo: ma perché non dimagrisci un po'? Ma nel momento in cui devo correre, era per esempio il periodo in cui tutti i Però giorni. Franco, ti fermo un minuto, mi devi ringraziare perché mi hai sempre detto, mi hai fatto conoscere il più grande ristorante d'Italia. È vero, è vero. Non solo perché sapevi anche mangiar bene, e questa è la cosa importante, un'ottima. Però diciamo che tu ne avevi approfittato, ma d'altronde in questi 40 anni di storia della tua vita, bellissima, difficile anche da poter È raccontare, vero, perché poi però. qualche volta sembra anche inverosimile, mentre invece molto probabilmente è ancora più bella, no? Di quanto realmente È non è vero, anche se stata. ci sono stati tanti sacrifici, tante lotte con personaggi importanti che tu sai perché sei stato un vero fratello e amico, mi hai tirato tante volte per la giacchetta, ho litigato con grandi personaggi, non con dei personaggi così, Franco lo sa, con grandi personaggi, perché lottavo per la televisione privata, ero innamorato della televisione privata, sia Franco che io ci abbiamo creduto fino dall'inizio, guadagnando poco, facendo tanti sacrifici, in qualche modo lui più di me ha fatto un carrierone, io ho fatto un po' di Serie A, un po' di Lega Prof, insomma, retrocessioni, ma in qualche No, no, modo no, no, tu mi hai. sono salvato. No, 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 anche non solo nel ciclismo, ma anche nel pugilato. Io non lo dimentico. Sì, Franco, però adesso altrimenti no, qui si no, ora parla sì, troppo, vabbè. altrimenti. No, me lo voglio ricordare perché molti pensano che abbia fatto solo il ciclismo. All'inizio, grazie a te, grazie a altri Lasciamo colleghi. stare con questo grazie, noi Va siamo bene, qui a voglio ricordare anche raccontare. Riccardo Eravamo Palandri, tre amici che amavano lo che sport. lavoravamo dalla mattina e la sera, non c'erano Esatto. orari, poi si finiva con la cena da Andrea Topi, Esatto, che era un esatto, fenomeno per noi. esatto. Allora, i primi servizi li ho fatti di pugilato, questo era un grande nel pugilato, mi ha fatto fare i campionati toscani novizi a Sesto Fiorentino, 2 ore di pugilato dai più piccoli ai più grandi, con un grande Luminati, che era un grande del pugilato a Sesto Fiorentino, che ha elogiato le Guarda, c'è nostre il figliolo, prestazioni. c'è il figliolo, c'ha sempre la palestra, Roberto, quindi c'è sempre questa grande tradizione a Tu Sesto eri un grande Fiorentino. del pugilato, sei A me stato piaceva, Franco, hai a me fatto un piaceva. mondiale che è passato alla storia fra Tyson e Ma Hofield. no, No, dobbiamo però parlare. devo riconoscere che sei stato molto leale con me perché a volte quando abbiamo fatto i grandi interventi sul pugilato mi hai fatto fare la primizia a me e hai fatto la seconda fascia, quindi ti devo ringraziare. E poi mi ricordo la volata mi tirasti per fare il mondiale a Saint Vincent, non mi ricordo negli anni 90, fra Sì, Rozzi e 80. Waters, l'inglese, Sì. mondiale, quindi lì fu una grande prestazione per il pugilato. Però dobbiamo parlare a questa storia dei tuoi 40 anni. E gli anni 80 sono anche gli anni per me straordinari, mitici del ciclismo. Sì. E tu hai battagliato due volte per conquistare uno spazio. Per raccontare le cose più belle, perché poi, diciamo la verità, c'erano la Rai, c'era l'Eurovisione che non volevano dare niente a nessuno, però i grandi personaggi con te si confessavano. Sì.
È stato un po' duro all'inizio, Franco, mi ha detto in testa tutta la mia storia. De Zan mi ha chiamato due volte, hai partecipato anche te, mi sembra, da Giuliano Magni nella villa, quando ci fu l'incontro, l'ultimo nell'82, che non andò in porto perché gli disse: ho lasciato il lavoro per fare questo mestiere e te mi vuoi far fare lo scrivacchino. Di lì cominciarono molte difficoltà, superate poi quando arrivammo alla fine in Veste Insieme. Comunque anche con Elefante abbiamo fatto un bel lavoro, e colgo l'occasione, Franco, ho portato i tuoi saluti, ci ha lasciato Guelfo Marcucci da alcuni giorni, che sia per te che per me è stato un grande, ci ha fatto, non mi ha mai segato un servizio in 6 anni, come a te. Ma per me Elefante è stato fondamentale, per i cavalli e attraverso Elefante mi sono riavvicinato al pugilato, che poi è stato il mio lavoro. Franco, vogliamo far vedere qualcosa? Sì, no, della ma dicevo tua... Franco, volevo concludere. Come sai, io non sono mai stato legato né a politica né a poteri forti, questo... rispettando logicamente tutte le situazioni. Siamo quasi identici, Ho dovuto lottare perché quando non ti leghi si fa il giornalista, intanto è inutile girare intorno all'ostacolo, sì. Non ti lega a qualche carro è molto difficile. Ecco, voglio ricordare, io non so come ho fatto ad arrivare alla fine, invece, perché io non conoscevo nessuno, ma arrivò una telefonata a casa, forse l'omino del Ciocco, forse. Può darsi. No, io da solo non conoscevo nessuno. Non lo so, non l'ho chiesto. Ma mi arrivò una telefonata, che tu lo conosci molto meglio di me, da Andrea Locatelli, e mi disse: tu lavorerai per noi. No, è rimasto scioccato. Diciamo la verità, non avevano fatto fatica, perché si erano presi il migliore. No, ma infatti mi elogiarono loro. Io mi sentivo molto piccolo, perché lo sai, arriva lì, era l'ultima ruota del carro, però feci il mio lavoro e mi hanno voluto bene, devo dire. Da Berlusconi sono stato molto bene e tutti mi hanno voluto bene. Non come qualcuno disse quando smisi, ti hanno buttato fuori. Qui c'è un testimonio che mi ha tirato per la giacchetta per molto tempo per rimanere. Arrivò un'offerta da Rete Mia molto importante, andò lì per 3 anni, ho fatto belle cose anche lì. Sì, non soltanto per il ciclismo. Anche per bravo sport. Franco, poi grazie. Hai inventato anche, cioè diciamo attraverso Rete Mia hai scoperto anche un giornalista che lavora in Rai. Rammentamelo. Padovano. Lo diremo. Ginetto. Bravo. Ginetto, che ascoltando me è diventato un grande, aveva paura a fare tutti i servizi e l'ho lanciato. E quando mi vede mi chiama maestro. Cioè, e lavora in Rai da diversi anni. Sì. Insomma, me lo fai vedere questo? Sì. Allora, Franco, vediamo. Lanciate i servizi epici. Sì, abbiamo detto gli anni 80. Gli anni 80 per me sono quelli mitici. Forse c'era. Vogliamo ricordare dei nomi, no? Moser, Saronni, Baronchelli, Argentin, Battaglin, poi e tanti altri. Via. Ora, Visentini, insomma, ragazzi hanno fatto la storia dei ciclisti. Ma poi anche quelli Gavazzi. Quelli che anche sono cresciuti, Sì. Perché Mario. Mario Cipollini è arrivato negli anni 90, ci arriveremo all'anno 80, esatto. Alla fine degli anni 89, bravo Franco. Fondriest era il suo, bravo, e c'era con te quell'altro, quel Chiapucci, che incominciava. Sì, e tu quelle corse le hai commentate per Fininvest e per Capodistria. Esatto, Franco. Va bene, allora ce lo vediamo. Vediamo gli anni 80. Da questo stupendo scenario di Corso Vannucci a Perugia prende il via l'ultima indicativa mondiale di ciclismo professionisti. Oggi si corre da Perugia a Collazzone per il 14° giro ciclistico internazionale dell'Umbria, sulla distanza di 240 km. 140° chilometro di corsa, al comando un solo corridore. Si tratta del 25enne atleta toscano del gruppo sportivo Dromedario, Alan Sidermec Cesare Cipollini. Cipollini in questo momento ha portato a termine il terzo giro e qui è transitato con un vantaggio di 2,40 sul grosso. Ed ora stiamo portando a termine il quarto giro, sono stati percorsi 161 km e su Cesare Cipollini si è portato il compagno di squadra Giuseppe Montella.
La coppia comanda ora quando stiamo transitando davanti all'arrivo con un vantaggio di 35 secondi sul Grosso. Grosso che ha avuto una grande reazione. Il primo a reagire è stato Giuseppe Montella proprio a conclusione della salita di Collazzone. Montella ha guadagnato 200 metri sul gruppo, poi ha affrontato una discesa veramente eccezionale ed in fondo si è riportato su Cesare Cipollini. 29 chilometri alla conclusione, i corridori hanno superato per la penultima volta la salita di Collazzone, siamo in un tratto di discesa, ci siamo fermati con lo studio mobile ed ecco che Moser è rientrato nel gruppo di testa assieme a Baronchelli, Marino Lecca, Reta, tre corridori insieme ai nove, abbiamo visto Moser, Baronchelli e Marino Lecca, Reta, quindi 12 corridori al comando, ecco il secondo gruppo con un ritardo di 12 secondi, Savini, Leali, Beccia, De Wolf, Pedersen, Visentini, poi Demier, quindi Cassani e poi abbiamo visto anche Paganessi, ecco Conti, Amadori, Masciarelli, Mutter e Vandi. Ed eccoci all'arrivo per le fasi conclusive del 14° giro ciclistico internazionale dell'Umbria. Arrivo posto a Collapepe, frazione del comune di Collazzone. Siamo ai piedi della salita e qui si conclude appunto questa ultima indicativa mondiale. Vediamo che i battistrada sono già addirittura d'arrivo, sono rimasti in otto, non sappiamo chi ha perso contatto. Ecco in prima posizione Torelli, scatta Moser sulla destra, Francesco Moser che prende la testa seguito da Marino Lecareta, Lecareta che tenta di uscire, Moser tiene, Moser, Lecareta, Baronchelli, Bombini, Nilsson, Torelli, ecco che arriva ora Franceschini. Ci sta Baronchelli al termine della ruota d'oro, ha detto mi vedranno ancora gli sportivi, mi vedranno poi molti interessati del ciclismo e poi mi vedranno un po' tutti insomma per andare ai campionati del mondo. Sì, infatti direi che ho dimostrato di arrivare a una condizione molto buona corsa dopo corsa nonostante i guai che ho avuto all'inizio, perciò direi che ho lottato molto per arrivare a questo. Alcuni altri miei colleghi famosi non ci sono riuscito, io invece ci sono riuscito dimostrando una volta di più che ho carattere. Terminato il Giro di Sardegna, eccoci arrivati alla 32esima edizione della Sassari-Cagliari, competizione che conclude la settimana sarda. I corridori stanno per portare a termine il tratto più duro della Sassari-Cagliari, sono a conclusione della salita che porta gli atleti a stazione di Campeda e vediamo che il gruppo è ancora compatto. 95esimo chilometro di corsa, la gara si movimenta sotto la spinta del campione del mondo Giuseppe Saronni. Sono 13 gli uomini al comando, vi do la composizione. Allora, in prima posizione c'è Pirard che viene rilevato ora da Antinori. Sulla ruota di Antinori vediamo Dazzanna, poi Renosto, quindi Giuseppe Saronni, poi Stefano Guerrieri, Claudio Torelli, poi vediamo il neoprofessionista Saccani, quindi Caroli, poi Piovani, dopo Piovani Donadio, Casiraghi e Moro. 13 gli uomini al comando. Portiamoci alle spalle il vantaggio dei 13 è di 35 secondi. Vediamo dietro di noi la macchina delle informazioni ed il gruppo in fondo inquadrato ora da Loriano Bigagli. Ed eccoci in via Roma dove si conclude la Sassari-Cagliari, già lanciato lo sprint, c'è Saronni che ha superato Bontempi in questo momento, c'è Mantovani in rimonta, ma è Saronni che vince la 32esima edizione della Sassari-Cagliari davanti a Mantovani, Pirard, Bontempi e Caroli. Sentiamo ora il campione del mondo
Giuseppe Saronni. Giuseppe Saronni è arrivato in Sardegna, stava bene, però è venuto a fare il rodaggio. Il rodaggio gli ha fatto vincere la 32esima edizione della Sassari Cagliari. Sì, devo dire che abbiamo iniziato questo Giro di Sardegna abbastanza non molto brillante. Ci tenevamo prima di lasciare la Sardegna di fare un buon risultato. Ci siamo riusciti oggi, è chiaro, non conta tanto la corsa in se stesso, ma conta il morale che ci dà questa vittoria, soprattutto a me ed anche alla squadra, perché vuol dire che il lavoro che abbiamo fatto qua è stato buono. Gentili telespettatori sportivi, buongiorno da Prato. Fra qualche istante da Piazza Duomo prenderà il via il 39esimo Gran Premio Industria e Commercio, gara internazionale per professionisti che si corre da Prato a Prato sulla distanza di 220 chilometri. Col tanto chiacchierato Gavazzi, hanno parlato tutti di te, quindi non puoi mancare. Ma perché ho vinto domenica a Romagna, è un partito che sto andando bene comunque. Per me, cioè, ci sono diversi corridori che possono vincere, specialmente Mantovani che sta andando molto forte, dopo anche Argentin. Noi ha vinto in Romagna, si è andato forte alla Parigi-Bruxelles, si è andato forte sempre. Sì, però non è che abbia vinto tante corse, quindi non è che si vede intanto un fenomeno come stanno facendo adesso, tutti fanno il mio nome, però vincere è sempre difficile. 192esimo chilometro di corsa, eccoci sul difficile strappo del Cornocchio. Ci sono ancora gli uomini dell'Atala a comandare le operazioni. È in testa il giovane Moroni, che è controllato da Montella. Poi vediamo Amadori in terza posizione, che sta pilotando Marino Lecarreta. Poi sulla destra Alessandro Paganessi. In questo gruppo figura anche Giovan Battista Baronchelli in compagnia di Gavazzi, mentre ha perduto contatto Silvano Contini, che viaggia con un gruppo di 15 corridori a 30 secondi. Eccoci sotto lo striscione dell'ultimo chilometro, siamo nel viale Montegrappa, ora i corridori volteranno a sinistra mentre scatta Cassani, con Cassani va via Corti e poi Smuz. I tre uomini prendono una decina di metri, c'è un attimo di rallentamento. I tre continuano nella loro marcia, Corti che guida questo terzetto, vediamo che c'è molto zigzag per prendere le posizioni ed ecco i corridori che entrano in questo momento nel viale della Repubblica. Frena Corti, poi rallenta Cassani e quindi anche Smuz viene ripreso. E vediamo già lo striscione d'arrivo. È già iniziata la volata da lontano, abbiamo visto gli uomini dell'Atala. Ecco che ora è scattato Schoenenberg, è un giovanissimo della Dromedario. Poi vediamo uscire sulla sinistra Gavazzi con Mantovani. Poi il 18 della Sila Aufinà, che si è portato nelle prime posizioni. Ma vediamo che Gavazzi prende il comando delle operazioni, fiancato da Mariuzzo, ma vediamo che il corridore dell'Atala ce la fa a tenere al centro della strada. Gavazzi davanti a Mariuzzo, Schoenenberg, Wider, Pica, Moroni, Cassani e Mantovani. Era il favorito numero uno Gavazzi e non ha tradito le aspettative. È stato ben pilotato dalla squadra, ma dobbiamo dire che ha effettuato un grossissimo sprint e così Gavazzi si è aggiudicato il 39esimo Gran Premio Industria e Commercio della ciclistica pratese, ripeto, superando il veneto Mariuzzo, l'elvetico Schoenenberg, poi il connazionale di Schoenenberg Wider, quindi Pica, poi Moroni, Cassani e Mantovani. Qua Pierino Gavazzi, allora i corridori stamani hanno detto tutti vince Gavazzi, te ha detto non sono Merckx, ma invece sei diventato Merckx perché non padelli più nulla, si dice alla Toscana. No, non è che sei diventato Merckx. Solo che in questa finale di stagione sto andando molto bene e c'è da dire che non ci sono molti corridori che vanno forte e quindi anche per quello che riesco a vincere facilmente. C'è da soffrire perché non è facile vincere, uno specialmente per uno come me. Comunque oggi era una corsa non difficile e quindi sono riuscito a,
a rimanere sempre coi primi in salita, e poi in volata devo ringraziare Norris e anche Moroni che mi hanno dato una mano per vincere. Abbiamo visto delle cose meravigliose in questi anni 80, in effetti abbiamo parlato di ciclisti mitici davvero, come sempre mitico comunque è stato il ciclismo italiano, ma abbiamo visto anche una cosa bellissima, delle immagini prima del nostro intervento, della clip, una clip straordinaria, bellissima. Adesso, che ha ricordato tutto il passaggio. Insomma, non so se adesso se tu potrai a riuscire a fare qualcosa di meglio, anche perché vorrei dirlo che Fabrizio la pagnotta davvero se l'è guadagnata, se l'è guadagnata con il sudore e con la fatica, ma con il grande lavoro. Uno dei pochi che sudava e il sudore non lo si vedeva mentre andava in onda, sembrava che fosse stato per 5 ore in poltrona e poi raccontava quello che era successo. Io ricordo un episodio, la Tirreno Adriatico, no? Il nostro amico Franco Mealli, lo vogliamo ricordare, bene. Franco. Allora, lui tutti i giorni seguiva la corsa, prendeva l'aereo, andava verso Roma, Roma montava il pezzo, lo dava al Ciocco, che Ciocco doveva mandarli in onda. Ma tutto questo succedeva fino a quando? Fino a mezzanotte, l'una, le due. L'indomani mattina la corsa a 600 km di distanza c'era la tappa successiva, ma lui doveva essere già lì la mattina, quindi la partenza alle 7 per andare a prendere un aereo e poi la macchina per farti trovare alla partenza, durante la corsa e all'arrivo. E questo succedeva tra l'arrivo e Roma per montare. Ma una volta è successo un caso particolare, intanto che hai riso c'era un gran tanto, caldo. C'era un gran caldo. E no, tu lì invece eravamo al Giro delle Puglie, invece, 40 gradi. Mi chiamarono, mi fecero cercare dalla polizia per dire che non eravamo nessuno, ma eravamo importanti. Signor Biondi, mi scusi, il comandante della polizia, al seguito del Giro di Puglia, si è rotto il ponte di Roma di Elefante, dovrà andare a Milano. La cosa era già difficile, mi ha raccontato te. Bene, andiamo a Milano. Allora io corsi subito all'aeroporto a Bari, presi l'aereo, 40 gradi, un clima estivo bellissimo. Quando arrivai a Milano... No, ma di come eri vestito? Avevo sandali, avevo pantaloni estivi e avevo una maglietta a mezze maniche. Sì. Arrivavo a Milano, a Linate, e mi guardarono tutti, avevo questa cassettina a mano. Ma chi è questo pellegrino? E chi incontrasti? E incontrai sul pullman che andavamo dentro l'aeroporto Ezio Greggio. E Ezio Greggio, da simpatico che è, grande professionista, rise tutto il pullman, poi disse un po' alta voce, ma è un po' freschino quest'oggi. Poi raccontai il fatto, si misero tutti a ridere sul pullman, insomma un freddo. Vabbè, però ti sei rifatto l'indomani. Sì, mi sono rifatto l'indomani immediatamente. Ma gli anni, fine degli anni 80 e gli inizi degli anni 90, sono anche quelli di Capodistria. Cioè questo ragazzo, questo giovane ma intraprendente, fissato con il ciclismo nel sangue e nella testa, una volta anche nelle gambe, a dire il vero. Anzi, poi dopo racconteremo, bene, bene. Racconteremo anche di un fatto con Gino Bartali. Che però tu a quel punto, a un certo punto, diventi protagonista, perché Mediaset con Capodistria fa un accordo, deve raccontare tutto quello che succede in Italia, ma non solo. Anche le grandi del nord. Esatto. E ci voleva uno che potesse raccontare bene e che conoscesse tutti. E fu chiamato. Ma Franco, devo dire che, dico quello che ho detto prima,
mi hanno accettato in maniera esemplare come un grande professionista, però io onestamente devo dire la verità, mi sentivo molto piccolo e impaurito, perché quando arrivi in un canale così che devi contrastare la RAI per farti vedere, per prendere qualche telespettatore in più, non è cosa facile per uno che arriva dalle private, quindi mi sentivo molto piccolo. Invece lì mi davano la carica, mi ricordo Ettore Rognoni che era il nostro capo supremo, Biondi sta andando bene, lei non si preoccupi, finché non lo chiamiamo noi che lei è in difficoltà, lei va avanti. Infatti Franca ha fatto bene, diciamo che durava ore e ore, anche adesso con Beppe Conti. Faccia le maratone, ma prima l'abbiamo inventate noi, è certo. E devo dire che in 2 anni a Fininvest mi hanno fatto fare un capolavoro, cioè mi hanno fatto diventare grande veramente, perché in 2 anni mi hanno fatto fare 200 avvenimenti in Eurovisione. Addirittura mi telefonavano, si faceva delle corse che non andavano mai in onda. Biondi vuol fare il giro della Svizzera, ma è il mio lavoro, giro della Svizzera. Vuol fare il giro della Svizzera Romanda, porca miseria, giro della Svizzera Romanda. Una volta mi fregasti con la Vuelta. Con la Vuelta mi hai fregato. Perché ti ho fregato? Mi hai fregato perché tu non ci sei voluto restare. E ho dovuto fare qualcosa. Fare io qualcosa. Ma no, ero stanco. Questa ecco, non te la devo perdonare. No, però Franco, fossi onesto, mi vedesti stanco, una settimana te la faccio io. Poi ritornai però. Questo è vero. E non ce la facevo più. Poi, attraverso sempre Capodistria, e attraverso la tua lungimiranza, in un momento in cui, per esempio, da Milano volevano sui ciclisti famosi e già affermati, e tu invece dicesti, ma ragazzi, perché io avevo un programma la domenica. Con Cadeo. Sì, e dovevamo dire, mettiamoci un ambiente, cioè mettiamoci in un ambiente come questo, due giovani che potranno tenere dei risultati. Erano un po' titubanti, però a Milano erano un po' uno titubanti. Solo, però per fortuna non era quello che comandava e quindi non lo nominiamo nemmeno. E chi erano questi due? Erano Mario Cipollini, scusate, e Claudio Chiappucci. Poi, Franco lo sa, da Fininvest noi abbiamo ricevuto gli applausi perché questi due ragazzi sono stati straordinari, Franco. E poi hanno ottenuto dei grandi risultati. Eri te che conducevi, non io. Quindi... Ho ottenuto dei grandi risultati. Sì. Quindi lungimirante, nel senso che tu sapevi che questi, quantunque non fossero in quel momento baciati dall'onda positiva, perché uno... è andato a cercare lo spazio all'estero, no? Sì. L'altro era giovane, all'ombra di Fondriest, che non era tanto generoso nel dello spazio. Però non c'è soltanto Mario Cipollini. Gli anni 90, Capucci, Franco, sono stati gli anni della Toscana. Tu lo sai, con Bartoli, Taffi, Casagrande, Sciandri e tanti altri ragazzi che non sono stati grandi, però che vincevano 3 corse l'anno di Toscani, ce ne sono stati tanti. Quindi gli anni 90 molto importanti, lì ho fatti 3 o 4 con Rete Mia ad alti livelli. Poi sono tornato in Lega Prof, mi sono rabattato e poi la fortuna della chiamata dal gruppo Cecchi Gori, sempre negli anni 90, e lì siamo tornati in Serie A. E ora vogliamo rivederci questa parte? Vediamo delle cose belle degli anni 90. Ecco, perché comunque si vada, si trova sempre di qualcosa di straordinario. Poi la memoria ogni tanto è bene ricordarla, è straordinaria, perché magari abbiamo perso la bellezza, perché eravamo tesi perché ci interessava il risultato, magari ci siamo persi qualche sfumatura, vero, che invece adesso vero, riviene. Franco. Allora, quello vediamo. Che va detto prima di vedere i servizi, Franco, il ciclismo negli anni 80-90 ha vantato una grande socialità, il pubblico che c'era al ciclismo era al calcio, uguale, identico, negli ultimi tempi si è perso un po', però... Non si può avere bene, tutto. Bene. Vediamo. All'ultimo chilometro Pallancher è ancora da solo, vi dicevo che è un ottimo passo, Bauer sta sfruttando il lavoro di Gianetti, è chiaro,
per aggiudicarsi la seconda posizione. Verhoeven lavorava più di tutti, come vi ho detto, anche perché è l'unico olandese che fa parte del gruppetto di testa. Pallanchera ormai è vicinissimo al traguardo, ecco il corridore della Panasonic che si volta per controllare, ma ormai la cosa è fatta. Dobbiamo dire che è stato molto bravo Pallanchera oggi, perché ha corso sempre davanti, ha rintuzzato tutti gli attacchi e poi ha trovato la forza nel finale per uscire con Gianetti. Gianetti che è rimasto staccato sul Berg, l'ultimo strappo, e quindi Pallanchera in solitudine, atleta modesto della Panasonic, che però tutti gli anni riesce a centrare successi. Eccolo da solo a Mersen ad aggiudicarsi la 24esima edizione dell'Amstel Gold Race, la classica più importante del ciclismo olandese. Siamo allo sprint per il secondo posto, lo lancia Stevie Bauer con Kriekkonen a ruota. Ecco Kriekkonen che tenta di uscire, ce la fa il corridore belga, volata serratissima con Kriekkonen secondo, Bauer terzo, Verhoeven quarto. Verhoeven era il più veloce del drappello di testa, ma ha lavorato tantissimo per Fabrizio tornare sotto a Pallanchera. Sì, Franco, dobbiamo chiudere. Bene. Dobbiamo chiudere, se ci vuoi ricordare velocemente, sì, l'ordine d'arrivo. L'ultimo della volata è stato Gianetti, Claudio Di Benedetto per la conclusione. Il 31enne toscano Franco Chioccioli ha vinto da vero campione il 74esimo Giro d'Italia. L'atleta della Del Tongo MG ha dimostrato quest'anno, con il successo ottenuto, di possedere grandi qualità atletiche. Sì, è vero che si era già fatto notare in tantissime occasioni, però con risultati buoni, ma non esaltanti. Invece in questa edizione del Giro si è superato facendosi notare nelle tappe di montagna, vincendo in modo antico, dominando a cronometro, cosa che non gli era mai riuscita a fare, e mettendosi in evidenza nelle volate affollate, vedi quella di Sassari dove vinceva Bugno, il grande battuto. Insomma, in questo Giro i numerosi sportivi che hanno seguito la corsa attraverso gli schermi della TV e dal vivo hanno riscoperto un sapore antico. Un sapore che piace agli amanti delle due ruote. Infatti la Corsa Rosa, che si è disputata per la 74esima volta, è stata interessante fino dalle prime battute. I migliori si sono impegnati subito dall'inizio, anche nelle tappe pianeggianti, e proprio qui Chioccioli si è fatto vedere da tutti, facendo capire che questa era la sua annata. E difatti gli hanno dato ragione, in modo veramente imperioso. Tre sono stati successi di tappa, due dolomitici ed uno contro il tempo. Poi 19 sono stati i giorni che ha vestito la maglia rosa, quindi un Giro vinto veramente alla Coppi e non alla Coppino. I battuti di questo Giro sono stati quelli che erano i grandi favoriti della vigilia: Chiappucci, Bugno, Lejarreta, Boyer, Giovannetti e gli stranieri grandi, però appassiti: Le Monde, Fignon e Delgado. In molti sono stati al di sotto, ma questo non è successo a Massimiliano Lelli, una grande speranza del ciclismo italiano, che ha concluso terzo in classifica generale a 6,56 dal vincitore Franco Chioccioli. Oltre alla grande prestazione finale, Lelli ha vinto anche due tappe importantissime, una al Monviso ed una a Selva Valgardena. Insomma, possiamo dire che è stato un Giro dominato dai toscani. Chioccioli ha vinto il Giro e tre tappe, poi insieme a lui si sono distinti Cipollini tre tappe, Lelli due, Chandri una e Ballerini una. Per l'ultimo sprint del 74esimo Giro d'Italia, i corridori sono segnalati all'ultimo chilometro, ancora tutti in gruppo, e la formazione della Del Tongo MG che sta pilotando il lucchese Mario Cipollini. Staremo a vedere se il gigante toscano si ripeterà su questo traguardo. C'è molta lotta, c'è anche il milanese all'occhio, visto che quest'anno non è riuscito ad imporsi, cercherà davanti al proprio pubblico di mettersi in mostra. Poi Martinello, che ha vinto un bellissimo sprint a Castelfranco Veneto. C'è molta curiosità, visto che tutti i velocisti sono arrivati in conclusione del Giro d'Italia in grande condizione atletica. Pubblico è in attesa per salutare Franco Chioccioli, ma per seguire anche questa bellissima volata in un rettilineo larghissimo che senz'altro ancora una volta sarà esaltante. Lo scorso anno Cipollini superò
Baffi è lanciato lo sprint dagli uomini del Tongo, Poli ha lanciato Cipollini, vediamo il sovietico Abu Jafarov che lotta con Cipollini, Cipollini, Abu Jafarov, Leoni e poi abbiamo visto Fidanza, terzo successo in questo Giro d'Italia per Mario Cipollini. Mario Cipollini aspettava il traguardo di Milano e si è confermato nuovamente. Mario, un bel successo, tu e Franco sul palco. Ma sicuramente, diciamo che è la ciliegina sulla torta, quello che serviva per rendere la giornata una cosa incredibile. Vincere un Giro d'Italia, vincere 7 tappe e l'ultima, le più importanti, la maxi cronometro, la tappa del Pordoi, penso che per una squadra non ci possa essere niente di più. Viviamo insieme alcune giornate importanti del Giro d'Italia che ha portato appunto in cima alla scala Marco Pantani. Ecco qua Alex Zülle, mi sembra in difficoltà. Beh, lo si vede ancora, anche perché Belli probabilmente non se n'è accorto, ma ha preso quasi un 50 metri di vantaggio. Adesso lo sta aspettando, ma lo si vede che Zülle è sofferente. Probabilmente si vede anche dalla bocca aperta che sta cercando di respirare al massimo per riuscire a prendere più ossigeno. Sta pagando lo sforzo immenso del passo Fedaia. Un primo e 22 su Tonkov, quindi la maglia rosa è più indietro. Pantani oggi può guardare 2 minuti e 42, quindi Pantani può andare alla conquista della maglia rosa. Comunque in queste 3 tappe che rimangono Pantani deve infliggere un distacco abbastanza pesante a Zülle perché rimane la cronometro di Mendrisio. Sì, deve giocare tutte le sue carte perché la cronometro non è a suo favore, però non dimentichiamo che l'ultima cronometro non è più una cronometro per specialisti come potrebbe essere per Zülle, ma è una cronometro dove conta soprattutto avere energie, quindi chi avrà più energie nelle gambe potrà andare meglio. Siamo addirittura d'arrivo, dietro ai due l'avvocato Carmine Castellano che è il direttore generale del Giro d'Italia ed eccoci in rettilineo finale. Marco Pantani controlla ma sicuramente farà passare Guerini, ecco che gli dice di andare. Guerini, eccolo qua che scatta, Marco Pantani va sulla ruota, però dovrebbe essere fatta per il corridore bergamasco che Pantani, vedete, lascia in testa ed è giusto così perché Guerini è stato veramente straordinario. Siamo all'ultima curva, logicamente Pantani non concede tanto spazio a Guerini perché non vuol perdere secondi preziosi e Guerini vince la grande. Bravo Giuseppe, un traguardo importante per te. Non ce la fa più, quindi Pantani possiamo dire è già virtuale maglia rosa, ma dobbiamo attendere. Tonkov è stanco perché non tiene più neanche Scheppe Gonzale che ha fatto l'elastico tutta la corsa. Sì, effettivamente Tonkov ha speso molto, è stato il primo ad attaccare la maglia rosa e quindi ne ha pagato un po' le conseguenze, ma soprattutto ha pagato gli scatti di Pantani. 2-0-2 a Tonkov, terzo è giunto Gonzales, allora quarto Tonkov, adesso dovrebbe giungere Kamenzide, straordinario
Kamenzid a 2.16. Ecco qua la maglia rosa, godiamoci questo momento, Flavio, e vediamo Marco Fantani che sorride perché ha raggiunto il suo traguardo. Vediamo che non ce la fa a trattenere la soddisfazione. Grande Marchino Fantani, oggi finalmente ha ottenuto quello che voleva. Ecco qua il sorriso che aspettava da tempo. Gli va riconosciuto a Fantani, che è un grintoso, Flavio. Beh, un grintoso, anche perché dopo così la batosta presa cronometro non si è scoraggiato e quindi alla prima occasione, quindi subito sul passo Fedaia, attaccato con grande determinazione. Quindi penso che dir bravo a lui è ancor poco. Quindi sul podio personaggi illustri a festeggiare Marco Fantani. Marco ha stravolto tutto quello che era la logica di un ciclismo moderno. Con questo cronometro lo davano sconfitto in partenza, onestamente lo davamo, perché 80 km a cronometro gli davano troppi minuti di distacco. Scusami, Roberto, io sono stato attaccato da molti perché mi hanno detto ho fatto il tifo sfacciato. No, ma è giusto. È stato un tifo italiano. È giusto, io da quando l'ho visto andare forte sulle salite ho pensato che poteva cominciare la sua escalation, rimontare quei minuti aveva di svantaggio. Sì, è stato avvantaggiato dal fatto che Zulle non è esistito sulle salite, ma queste sono cose che succedono al ciclismo. Lui però ha preso forza di questa cosa, ci ha creduto, non si è mai tirato indietro e ha dimostrato di essere il più forte anche sotto l'aspetto psicologico. Adesso siamo alle ultime battute, poi torneremo subito con voi Gianni e Fabrizio, rimanete qui. Fabri ormai ha visto il suo corridore entrare, praticamente superare l'ultimo chilometro, è molto teso, però è una vittoria a Papei, una vittoria importante, il campionato del mondo a un giovane classe 1971, è nato a Wegista in Svizzera il 12 settembre 71, è professionista dal 1996, questo ragazzo ce lo presentò Pietro Algeri. Algeri ci presentò questo ragazzo dicendoci che sicuramente questo atleta diventerà un grande corridore, e Pietro Algeri non si è sbagliato, perché Kamenzid arriva a Falkenburg a conquistare la maglia iridata, la maglia più bella del ciclismo se vogliamo. Guardate questo ragazzo, non crede neppure lui alla sua prestazione, ma è una prestazione di alta classe, di volta ormai è fatta, esulta, e gli applausi degli sportivi, guardate, sono tutti per lui perché è stato veramente bravo, tatticamente bravo. Everton l'ha coperto, Bartoli ha fatto di tutto per vincere questo mondiale, però questo ragazzo è stato bravo. Ed ecco Kamenzid al traguardo, primo nel campionato del mondo su strada, Oscar Kamenzid, classe 71, la volata per la medaglia d'argento. Van Vleuten è molto veloce, Bartoli però, vediamo, non ce la fa Bartoli, è bronzo. Van Vleuten, medaglia d'argento, secondo, Bartoli terzo, applausi anche per questi due doppi corridori. Bartoli che andò sul podio anche a Lugano, medaglia di bronzo anche a Lugano. Bartoli sogna fino da piccolino di conquistare questo campionato del mondo, ma non è fortunato. Medaglia di bronzo, l'inno svizzero, ecco qua la bandiera. Sono emozionato io perché conosco a fondo questo ragazzo e veramente mi fa piacere che abbia colto questo risultato, perché è un ragazzo d'oro, veramente. Io ne sorrido perché abbiamo visto delle cose bellissime, no? Ma prima vorrei ricordare una cosa che per me non piacque molto e che era in qualche modo legata alla mia paura. Perché fare il giornalista come lo faceva lui, ciclismo, era pericoloso. Il pericolo è il mio mestiere, perché lui andava con l'operatore, con la macchina, salite, discese, curve, cose del genere, per raccontare, per entrare nella corsa. No? Ricordiamo che prima
non c'erano le televisioni che coprivano con i satelliti praticamente tutto, quindi erano anche le primizie, erano delle novità. E mi ricordo che un giorno mi convince ad andare con la sua macchina, la Panda. Volkswagen rossa. Bravo. Con la Volkswagen rossa, con il registratore in mezzo. Tu eri da questa parte, io ero da questa, in piedi l'operatore per riprendere, lui che commentava e parlava, io che non dovevo fare nulla e non dovevo fare confusione, però dovevo guardare. E quando si scendeva, le curve, con questi ragazzi che tagliavano, io ero terrorizzato. Quando siamo arrivati alla fine del primo giro, io ti ho chiesto di scendere. Di scendere, perché per me non era assolutamente possibile, era troppo rischioso. Tu invece hai convissuto con questo rischio. Tranquillo, la passione, la volontà, e non pensavi neanche al rischio, che come ha detto te Franco era veramente tanto. Poi sono montato anche sulla moto dopo, figurati, sì, ancora di più. No? Però hai fatto bene a ricordare questa cosa, perché parlando giorni scorsi a mia moglie, riferita a questi 40 anni, mia moglie Daniela, no? Allora mi viene in mente, c'eri anche tu, come tuo figliolo, quando andavamo a fare le presentazioni, qualche volta sei venuto, Massimo, e ci fermavano i carabinieri, sì, perché vedevano questo sul tetto con la telecamera. Ma dove andate voi? Non si possono mica fare queste cose. Come non si possono? No, non si possono fare. Fermatevi, giù l'operatore e andate a casa. Era bellissima. Adesso, io credo che adesso queste esperienze non si possano più apprezzare, no, ma soprattutto non si affrontano queste situazioni, perché anche io una volta con Mediaset ho partecipato ad un programma per l'ultimo giro d'Italia di Mediaset, ed era un mondo completamente diverso. Già, mi ricordo, bravo, era un mondo completamente diverso. E però entriamo in questo tipo di ciclismo, io dico pugilato, di ciclismo completamente diverso. Sono anche gli anni di un grande personaggio, grandissimo personaggio, ha vinto le Olimpiadi, ha vinto il campionato mondiale. Di Bettini, Toscana. Paolo Bettini. Paolo Bettini, infatti tu mi chiedevi sempre di questo ragazzo, bravo, 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 è cresciuto con Bartoli, poi all'Amapei un bel giorno Giorgio Squinzi, presidente della Confindustria, anzi voglio ricordare e ringraziare Marco Giovannetti, olimpionico di Los Angeles e vincitore di una Vuelta di Spagna, fu il primo giornalista a conoscere Squinzi quando entrò nel ciclismo, te lo ricordi, sì, Franco? Erano i nostri anni. Sì. Mi portò da Squinzi, e Squinzi, che ha il Sassuolo in Serie A, che ha avuto la Mafia, che ha dominato. Io ero un semplice giornalista, piccolino, facevo il ciclismo. Ora, non esageri, piccolo, no, tu eri robusto, uno bello, come Squinzi, ecco, che mi dice, mi dia una mano, io che una mano a Squinzi. Fece il possibile ed è stato molto bravo con me, perché per tanti anni ha passato la sponsorizzazione televisione per cui operavo. E quindi ringrazio Marco Giovannetti, anche questo è un passaggio importante. Ho conosciuto Squinzi giovanissimo, si è ricordato di me. E appunto, allora parlando di Bettini, che era la Mapei, era con prima della Mapei era con Bartoli. Poi è arrivata la Mapei, si è accorto che avevano un gioiello in casa che poteva ostacolare Bartoli. Infatti, non ci credevo io, ti giuro Franco, che era forte sì, che era forte Bettini sì, ma che scalzasse Bartoli, uno dei più grandi puletri degli anni 90-2000, certo, tu lo sai. E invece Paolo è stato grandissimo, grandissimo. Però c'è anche un altro grande campione. Taffi, Ballerini. E poi Francesco. Francesco, Casagrande. Li vogliamo ricordare tutti, perché questi hanno fatto grande la Toscana. Sono arrivati in un momento in cui il calcio di Berlusconi, Moratti, prendeva tutte le platee, i giornali.
Questi ragazzi ce l'hanno fatta ad andare sui giornali. Sì, però sono anche gli anni che la televisione ha rilanciato il ciclismo e la televisione privata, perché Mediaset ha rilanciato il ciclismo quando la Rai l'aveva un pochino abbandonato, trascurato. Sì. Ecco. Poi dopo dobbiamo dire che la Rai, forte anche di quella lezione presa, ha continuato a lavorare. E non ha più mollato. Ha più mollato. Questo, però dobbiamo raccontarlo. Sì, io sì. Di Pantani, per esempio, ho un ricordo. Ci arrivavamo, ecco ora, con Pantani, alla fine della nostra puntata. Pantani, ho avuto fortuna io. Ero col gruppo Cecchi Gori, ho potuto commentare la vittoria del Giro d'Italia e il Tour de France. Ho intervistato Pantani a Parigi, scusate se è poco, e sono stato il primo a intervistarlo perché la Rai era a 400 metri. Monte Carlo fece di tutto per mandarmi una troupe dove era la premiazione e io ero lì e si prese subito. Insomma, bello. Posso raccontare una cosa che è successa anche a me di Pantani? Quindi Pantani aveva lasciato dopo i fattacci, no? Sì, esatto. Pensava di non correre più, di abbandonare, però sapevamo che lui, uscendo dalla sua villa vicino a Cesenatico, andava a girare. C'era un percorso che tutti conoscevano perché per anni degli appassionati di ciclismo da tutto il mondo andavano in Romagna e andavano a fare quel percorso di Pantani, e passavano sempre davanti alla villa. Allora, devo andare a fare questa intervista, però non si poteva chiedere perché altrimenti non avrebbe parlato. Io con l'operatore andai alle 5 del mattino, sapevo che lui sarebbe uscito dalla villetta alle 6 e mezzo, alle 7. Io ero nascosto dietro un'aia, proprio dietro un'aia, perché non vedesse nessuno. Lui scese una salitina, girò a sinistra per cominciare il suo percorso. Io con l'operatore entrai, lo bloccai a strada, con la mano così. E si fermò. E feci, sono Ligas. Feci così, con la mano. Non che Ligas l'abbia fermato, ma vedere questo qui con la mano così, lui si bloccò. E gli dissi, e io gli chiedi, ma è vero che tu ha intenzione di correre il prossimo Giro d'Italia? E lui disse, forse sì, ma era in difficoltà. Io mi ricordo che poi sulla Gazzetta dello Sport il direttore, che adesso non c'è più, quello che ha seguito, Cannavò, fece una preghiera, bravo Franco. E l'indomani fece un servizio, un riferimento, che abbiamo saputo da Ligas in Studio Sport, che è stata una bella soddisfazione. È stata una cosa bella, sì, che sì. Uno ricorda volentieri. Sì, però l'avevo terrorizzato, perché svegliarsi la mattina, scendere, pensare di poter girare, e fece la faccia come la mia. Pantani, in quel modo, Franco, ha fatto bene a rammentarlo, ho avuto fortuna io perché ho sempre fatto la Lega Prof, no? per usare un termine calcistico, sì. E il professionismo. Pantani, avendoti visto sempre alle gare di Under 23 Elite, si è ricordato quando era grande dei sacrifici che facevi e veniva sempre alle interviste. Insomma, è stato bravo con me fino a Parigi, devo dire, straordinario. E devo dire, lo è stato anche con me, perché in effetti un po' si ricordava, perché io l'avevo intervistato in quel Giro d'Italia un po' particolare. E allora va bene. E dobbiamo partire, sì. Dobbiamo parlare, perché siamo verso la fine, sì. Di questo. Perché sembra, noi abbiamo parlato tanto, ma abbiamo visto delle cose meravigliose. Sì. Il ciclismo di oggi, cioè il personaggio di oggi. Il personaggio di oggi è Nibali, e allora, che è nato con noi. Eh sì, con te. Sì, ecco, no? Però l'hai seguito anche te, Franco, perché insomma... È nato qui. Sì, sì, va bene, però io... Molte cose le sapete anche voi, perché non certo, è che... Certo, certo. E Nibali, veramente, sono rimasto d'un contento, perché questo ragazzo, bisogna ricordarsi che è arrivato con la valigina a 15 anni dalla Sicilia e ce l'ha messa tutta.
e vedere... Ma quanti sono arrivati in Toscana dei giovani, ma dal sud ma anche dal nord? Sì. Perché lo stesso... Moser sì, ha lavorato sì. per tantissimi anni, quindi voglio dire, in Toscana è stata sempre molto fertile, sì, fertile sì. per cui si è c'era la possibilità bene. Di lavorare. Tempi si sta no, un però po'... di quegli anni e fino a Nibali. Vogliamo ricordare anche Visconti che è arrivato dalla certo, Sicilia, certo, tra i certo, campionati italiani, certo, insomma, certo. Però Nibali avevamo visto tutti che questo ragazzo potesse fare qualcosa perché era molto concentrato, non è mai andato in discoteca, Franco, ha pensato al suo lavoro. E qui voglio ricordare anche Carlo Franceschi, Malucchi, poi Zeffiro Vescoli, fratello di Raffaello, giocatore del Grande Cagliari, Raffaello Vescoli, no, grande... Tutti questi personaggi, io lo ricordo bene, che sono stati vicino a Nibali, addirittura lo portavano a scuola, andavano a riprenderlo, la sera lo portavano in palestra, andavano a riprenderlo all'11. Questo ragazzo ha fatto sempre l'atleta, non è andato in discoteca. A 15 si credeva a tutti, però non si pensava che vincesse Giro d'Italia, Vuelta e Tour de France, perché il Tour, insomma, vincere il Tour non è facile, no? Invece è stato straordinario, molto concreto, non si è mai voltato. E come hai visto è rimasto umile perché parla con tutti. Questo. E allora ce li vediamo tutti questi? Vediamo qualcosa. Questi, ecco, sì. Bene, vediamo. Come sempre, sì. Tutto sempre qualità e sostanza in questi servizi.
Per l'ultima giornata la crono di San Benedetto del Tronto di 9 km e 200 metri, partiamo subito dai podi. Questo è il campione del mondo del cronometro individuale Tony Martin, che ha vinto l'ultima tappa, e questo è il vincitore della Tirreno Adriatico, Vincenzo Nibali, che ce l'ha fatta per la seconda volta a conquistare la corsa dei due mari. Il corridore siciliano ha anticipato in classifica generale il britannico Chris Froome, che ha chiuso a 23 secondi. Terzo è giunto Alberto Contador a 52, quindi un podio davvero straordinario. Quarto il giovane Kwiatkowski, che ha conquistato fra l'altro la maglia bianca della classifica dei giovani. Quinto è giunto Joaquin Rodriguez a 54 secondi, poi nell'ordine Horner, Sant'Ambrogio, Amador, Niemek e Poels. Questa è stata la classifica finale della Tirreno Adriatico. Come detto, la cronometro è stata vinta dal tedesco e campione del mondo in carica per quanto riguarda la specialità, Tony Martin dell'Omega Quick Step. Secondo un grandissimo Adriano Malori, che ha perso solo 6 secondi dal campione del mondo. Terzo è giunto il corridore del Costa Rica Amador a 10 secondi. Quarto Cancellara, che è stato per molto tempo in testa alla classifica dell'ultima giornata, ma poi sopravanzato dai corridori che vi ho già menzionato. Cancellara ha perso 12 secondi. Quinto Castrovieco a 14, poi nell'ordine From a 15 secondi, Rolston a 20 secondi, Kwiatkowski a 21, poi Cataldo a 23, che è il campione d'Italia, quindi Dowsett, mentre Nibali ha concluso dodicesimo a 26 secondi, quindi ne ha persi solo 11 da Chris Froome, e come vi ho detto ha chiuso con 23 secondi di vantaggio sul britannico. Questo è stato il responso finale di questa Tirreno Adriatico, una corsa combattuta fino dalla crono squadre. Poi si sono avuti gli acuti di Goss ad Indicatore, di Sagan a Narni, poi vittoria di Froome a Prati di Tivo. Joaquin Rodriguez vinceva la difficile tappa con arrivo a Chieti, quindi Sagan a Porto Sant'Elpidio, e oggi successo del campione del mondo Tony Martin nella cronometro individuale. Classifica finale per la seconda volta della Tirreno Adriatico al siciliano della Stana Vincenzo Nibali, un grande d'Italia che fa ben sperare per il Giro d'Italia. Ma detto questo, andiamo a sentire il grande protagonista. È lui il vincitore del Seamaster Trophy, il dominatore della Tirreno Adriatico, edizione 2013. Il vostro applauso continua per il secondo classificato, Contador. Vincenzo, allora, il Poggio di Sanremo cosa dirà? Ma il Poggio di Sanremo sicuramente può essere un trampolino di lancio, però ci sono dei clienti veramente ostili, come uno di questi può essere Sagan, quindi vedremo di costruire qualcosa. La condizione è buona, quindi vedremo. Intanto godiamoci la Tirreno. Intanto ci godiamo la Tirreno, un grande valore aggiunto quest'anno con dei grandi concorrenti come Contador, Froome e Rodriguez, quindi sono contento di questo successo. Vincenzo Nibali! Astana Pro Prima! È lui il vincitore del Seamaster Trophy, il dominatore della Tirreno Adriatico. We'll be right back.
il giro dello squalo. Il lavoro paga sempre, affermava un giorno in uno dei suoi tanti pregevoli interventi il saggio Alfredo Martini, e Vincenzo Nibali da Messina lo ha capito sin da adolescente, quando a 15 anni, con una valigia carica di sogni, dalla Sicilia ha approdato in Toscana, terra di ciclismo, per mettere in pratica quella passione, dove si dimostrava fenomeno già da bambino, riuscendo a scalare con una semplice graziella impervie salite. Enzino, così lo chiamano affettuosamente i familiari, non ha perso tempo in Toscana. Ha trovato un habitat ideale con Carlo Franceschi e Signora, che lo hanno adottato sportivamente ed umanamente, mentre gli storici dirigenti del gruppo sportivo Mastro Marco, Malucchi e Vescovi lo hanno forgiato con la sapienza e la passione di quel ciclismo antico da sempre presente in queste terre. Passato giovane al professionismo, 21 anni ancora da compiere, prima di diventare lo squalo dello stretto, Vincenzo ha salito gradino per gradino la scalinata del successo che lo ha portato sul tetto d'Italia dopo il trionfo alla Vuelta 2010. Il sogno di Nibali era però la maglia rosa, che il siciliano ha portato a Brescia dopo 21 giorni indimenticabili, nel giro forse più difficile della storia, per via soprattutto delle condizioni meteo. Lo squalo di Messina alla fine si è mangiato gli avversari con una condotta di gara autoritaria, sicura, degna del super atleta che è diventato. Vincenzo Re d'Italia, grazie ad una squadra kazaka, l'Astana, che per Nibali ha progetti futuri molto interessanti. Bravo Vincenzo e brava Rachele, la giovane moglie che ha condiviso da subito tanti sacrifici con il marito campione. Sognare non costa nulla, e allora Vincenzo, ti aspettiamo a Parigi sui Campi Elisi con la maglia gialla, perché quello è il prossimo traguardo, il traguardo che ti porterà direttamente nella leggenda. Vincenzo, volevo vedere se eri lucido alla partenza, lucidissimo, anzi, hai voluto mettere il suggello su questo Giro d'Italia con un'altra grandissima impresa alle Tre Cime di Lavaredo, dove hai conquistato il secondo successo di tappa, distanziando ancora di più i tuoi avversari. Una giornata ancora infernale, anzi una giornata gelida con neve e maltempo, che ha reso ancora più grande la tua impresa. Primo alle Tre Cime di Lavaredo, primo nel Giro d'Italia 2013, il sogno della carriera che si avvera, un sogno che però ti darà una nuova ripartenza in una tappa storica, perché al secondo, al terzo e al quarto posto arriveranno tre corridori colombiani, vale a dire Duarte, Urán e Betancourt, mentre sarà sorprendente l'impresa anche del giovanissimo Fabio Aru, compagno di squadra di Nibali all'Astana. Quinto si salva Evans, che arriverà con un ritardo contenuto, per una classifica finale che vede primo Vincenzo Nibali, al secondo posto per la prima volta nella storia del giro un colombiano, Urán a 4,43, e sempre per la prima volta al giro sul podio un australiano, Cadel Evans, con 5 minuti e 32 secondi di ritardo. La tappa di Brescia sarà l'ennesimo trionfo in volata per Mark Cavendish, in un tripudio di folla per acclamare lo squalo dello stretto. Dopo due settimane vediamo gli occhi lucidi, finalmente lucidi per quella che è stata la tua impresa lunga tra le settimane. Abbiamo visto insomma tante tue espressioni, questa è forse quella più bella, e sentiamo anche la tua voce. La mia voce si è abbassata perché oggi è veramente un giorno speciale.
abbiamo fatto, si può dire, un bagno di folla di 200 km, è stato veramente qualcosa di particolare, spiegabile, e sono delle emozioni, delle gioie che sono quasi irripetibili, ecco. E quindi essere stato qui sul palco, per questo il trofeo infinito, per me è un trofeo veramente bellissimo da invidia, sono veramente molto felice e nient'altro, quindi penso che ora ci vuole soltanto un po' di riposo a partire da domani. Merckx ha detto una cosa, che potresti puntare al Tour de France, un visionario, cosa gli rispondi? Ma sicuramente posso puntare, ma non in questa stagione, perché ora attualmente comunque mi sento molto stanco, quindi devo recuperare anche delle energie molto importanti. Qual è la domanda che non ti abbiamo fatto? Ma penso che le avete fatte tutte. Parlare di questi 40 anni e non ricordare l'unico ciclista toscano che ha vinto il Giro d'Italia, Franco Chiocioli, sarebbe un delitto. Quindi dobbiamo parlarne, anche perché io sono andato... L'hai voluto lasciare in fondo perché... sì, perché poi anch'io ho fatto il servizio quando rientrò il festeggiamento, esatto, che venne organizzato dal comune di Piandiscò. E il tuo collega della RAI, del Radio RAI, che poi si è dato alla politica e che aveva presentato una... Giacomo Santini. Giacomo Santini, perché io ricordo che le ultime tappe della vittoria di Chiocioli. Io ero negli Stati Uniti per il pugilato. E quindi... Lo vedevi di là? Non si vedeva. Gli orari non erano compatibili con gli impegni che avevamo noi con il pugilato, cioè tre titoli mondiali in quell'occasione, quindi ho sofferto guardando USA Today, quindi però un trafiletto, ma c'era sempre il percorso di Chiocioli. E infatti io quel giro lì sono stato fortunato perché era ancora Rete Mia, ultime battute di Rete Mia, e insomma Giorgio Mendella, lo vogliamo ricordare anche lui perché certo, qualcosa ha fatto, me l'ha fatto seguire tutto, e Chiocioli con me è stato straordinario perché mangiavo tutte le sere nel suo albergo, sapevo tutto, alla fine l'ho intervistato a Milano insieme a Del Tongo e a Mario Cipollini che vinse l'ultima tappa. Insomma, hai fatto bene, Franco, a portarlo in fondo a Chiocioli perché, insomma, alla Toscana ha fatto un bel regalo. Ecco, quindi
con questa è stata una puntata. Con questa veramente sono 40 anni straordinari. Io ti voglio bene, Fabrizio. Io non sarò vicino a te quando dovrò raccontare i tuoi 80 anni, perché so che tu vuoi continuare a raccontare questo ciclismo, diciamo, anche perché sei sostenuto ora, dopo Massimo, sei sostenuto... Diciamo che sono un gregario ora. Sì. Ecco. Va bene, sei un gregario? Sì. Diciamo che sei come si dice, non il pilota... Vuoi trovare la parola? Ricordare? No, perché chi è che comanda nell'ammiraglia? Chi c'è nell'ammiraglia? Cioè... Adesso tu sei salito sull'ammiraglia, sì. E quindi il giovane ciclista che pedala, che fa per conto suo, sta andando anche, molto bene, che però, tra l'altro. Che però, siccome oggi c'è la possibilità di essere telecomandati, sì, sì. Con i microfoni, sì. E allora tu lo teleguidi. Lo teleguido, ma ti devo dire, Franco, onestamente, guarda, io negli ultimi tempi non ho più la preparazione dei giorni, no, lo sapevo tutto, ora un po' mollato, anche perché io e te siamo nati presso a poco, abbiamo 70 qualche mese, anni. Qualche mese prima io. Ecco, abbiamo 70 anni a momenti. Ancora, ce lo godiamo ancora. Quindi è bene fare il gregario, devo dire, mio figlio onestamente a livello giornalistico è più bravo di me. Magari... se ci si mette a fare una telecronaca ancora lotto, lotto, però giornalisticamente è molto bravo, molto meglio di me. Io invece non sarei più in grado di commentare un incontro di pugilato. Il pugilato perché, come hai fatto perché, per Tyson, Offield, 8 milioni di telespettatori. Beh, sì, certo. Nonostante l'incontro l'avessero già fatto vedere a Telepiù in diretta, a Canale 5 alle 21... la domenica sera, 8 milioni di persone. Mi ricordo, Franco, veramente anche tu, perché hai amato questo lavoro, eri sempre molto concentrato. Mi ricordo, perché quell'incontro l'ho visto, la grande carica che avevi. L'adrenalina. Ti stavi divertendo anche. Sì. Hai tirato fuori anche un po', diciamo, di scene cinematografiche. Quello è un cinema. Guarda, io una volta l'ho detto, il telecronista... deve fare anche cinema. È un attore. Sì. È un attore perché tante volte deve raccontare delle cose, delle pause, perché non sta succedendo niente di straordinario, però deve catturare lo stesso l'attenzione del telespettatore, perché altrimenti cambia, va via, si allontana, e se si allontana e trova un'altra cosa interessante, tu sei perso. E allora abbiamo dovuto fare anche questo, però è stata una cosa bellissima. Io ti ringrazio. No, Franco, allora voglio dirti una cosa che mi volevi dire, poi te ne sei dimenticato, sì. Perché ti ricordi... non lo volevo dire. No, ma ti ricordi le cose più di me, te, sei un fenomeno. No. Quando mi hai ricordato che ho fatto gli 80 anni di Alfredo Martini al Museo del Calcio. Sì. E venni scelto io come giornalista, c'era Il Mondo quel giorno, ti ricordi, sì. No? Ecco, quello che voglio dire, però, non per fare polemica contro i giornalisti, contro i fotografi, fossi tu a ricordarmi che ho preso quel mensile di ciclismo, siccome lì c'erano tutti i campioni del mondo, c'era il presidente della federazione, tutti i giornalisti storici del ciclismo, e presentasti tu, perché in quel momento hanno voluto te, e non l'ho chiesto io perché sono stato chiamato, mi dicesti, ma questi qui hanno fatto un servizio di 20 pagine sul mensile, non ti hanno messo una volta una fotografia. No, quella è stata una... sì, è stata una cosa, una delle cose gravissime, allora io... No, l'ho voglio... detto perché eri tu che hai sollevato questo certo, caso. Certo, ecco, non presentare Fabrizio Biondi vicino non a... era, non era solidarietà nei tuoi confronti, nei confronti di un amico... era solidarietà nei confronti della notizia, perché lì è mancata la notizia importante. Io ho fatto come con te, con Tyson, ho tirato fuori tutta la classe possibile e immaginabile lì. Certo. E non ho fatto un'intaccatura in tre ore. E poi... Purtroppo questi episodi succedono, quell'episodio invece che voglio ricordare per chiudere, perché Fabrizio voleva... fare il ciclista, aveva le gambe più da pistar
a quel momento alla Vaspes, alla Gagliardoni, no? Sì. Di più era più c'era anche la pista a Firenze al Club Sportivo, per cui anzi abbiamo fatto anche campionati del mondo juniores su elefante solo noi l'avevamo fatto. Siamo stati abbastanza. Tu hai raccontato tutto e io facevo l'operatore, il tutto. Perché facevamo tutto, era per raccontare una cosa meravigliosa con Di Rocco, l'attuale presidente, che era segretario della Federazione del ciclismo. E, però prima lui ha fatto il ciclista dopo e partecipava ai campionati toscani e italiani giornalisti. La corsa, il titolo italiano, lo si fa, viene disputato in Toscana. La partenza era da una prova da Snoopy a Campi Bisenzio. L'arrivo Papalle, alla Cup Plus. Sì, bravo, davvero dei nostri amici. E allora c'era ospite d'onore Gino Bartali arriva, mentre Fabrizio, c'è il massaggiatore e lo sta massaggiando. E io lo guardo Fabrizio, guardo Gino e gli dico: Gino, com'è questo qui? E lui disse: ma grasso ce n'è tanto, muscoli pochi, è tutto da rifare. E questa è la frase del grande Gino, che ci ha voluto bene. Però poi dopo cosa disse alla fine? Ma così è stato, è stato più bravo, via. Pensavo peggio. Sei più. grazie Franco, perché mai contento. Grazie perché mi hai fatto riparlare. Hanno scelto te come giornalista a Teleregione, hanno scelto te. Mi hai fatto ritornare importante, perché una volta ho avuto l'impressione in vecchiaia di essere un conduttore e poter raccontare 40 anni bellissimi tuoi, che sono i 40 anni bellissimi del nostro ciclismo, per me è e una noi cosa vogliamo ricordare, concludendo, la famiglia Menicucci, sì, che siamo andati a braccetto per tanti anni con la televisione privata, Roberto e Leonardo, Roberto il babbo di Leonardo. Poi vogliamo ricordare Simone Cartaginese, che ha una vita a fare regista nelle televisioni fiorentine. Non è cresciuto, ma lo sai che è sempre alto uguale. No, ma è sempre giovane, chissà, noi sì, siamo ma invecchiati. È sempre alto uguale, non è che però un grande della televisione fiorentina, che è caduta la scelta su Franco Ligas. Quando me l'hanno detto, noi faremo fare i tuoi 40 anni a Franco Ligas, ho detto a mio fratello, perché siamo stati fratelli. Concludi. Grazie a te, e ricordatevi che il ciclismo su Teleregione non finisce. Perché più in là ci saranno, io dico, è una notizia che ho sentito di nascosto, 40 anni, 10 speciali sul ciclismo. Prossimo perché anno. C'è sempre da raccontare. Per il 2016 sarà una strenna, per il 2016, per gli amici di Teleregione. Va bene? Grazie, Franco. Ho detto bene? Hai detto bene. Arrivederci. E grazie. Grazie a te, Franco, sei stato molto gentile.